Tieni, Victor, bevi. Quando Victor riesce in qualche cosa, gli do un premio. E quando sbaglia, lo punisco. Però non ho la prova certa di avergli ispirato il senso interiore della giustizia. Egli mi obbedisce e si corregge per timore o per la speranza di essere premiato, e non per il sentimento disinteressato dell'ordine morale. Per chiarire questo dubbio e ottenere un risultato meno ambiguo, sarò costretto a fare una cosa odiosa. Metterò il cuore di Victor alla prova di una palese ingiustizia, castigandolo senza motivo proprio dopo un esercizio semplice che egli avrà fatto bene davanti a me. Spingendolo eventualmente con la forza verso lo stanzino buio, gli somministrerò un castigo tanto odioso quanto rivoltante, per vedere se, appunto, egli reagirà con un atto di ribellione. Victor! Libro, chiave. Libro, chiave. Avanti, vai. Questo cos'è, Victor? Allora, che cosa hai fatto? Che cosa vuoi? Avanti, nello stanzino buio. Vai, su, Victor. Avanti. Coraggio. Entra, Victor. Entra. Ai, ai. Victor, sta buono. Hai fatto bene. Hai fatto bene a ribellarti. Come sarebbe stato bello potermi far capire dal mio allievo. Dirgli fino a che punto perfino il dolore del suo morso mi riempiva l'animo di soddisfazione. Potevo non rallegrarmi. Avevo la prova che il senso del giusto e dell'ingiusto non era più estraneo al cuore di Victor. Dandogli questo sentimento, o meglio provocandolo, avevo innalzato l'uomo selvaggio al livello dell'uomo morale, con la sua caratteristica più spiccata e la più nobile delle sue attribuzioni.